Il salotto di Bruno Vespa è da sempre il teatro delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi che non vengono realizzate, interamente o in parte, o che poi non vengono rispettate. Un esempio su tutti fu il contratto con gli italiani, che non venne mai interamente realizzato nonostante sottoscritto di fronte agli italiani stessi, e sul quale dichiarò che non si sarebbe ricandidato se non fossero stati portati a termine i punti programmatici presenti nel suddetto contratto. Questa volta ci riprova. Il nuovo pseudocontratto che presenta per quasi 2 ore a porta è la proposta alle imprese che assumono a tempo indeterminato di non pagare le tasse per 3-5 anni, una sorta di assunzione in nero, oltre alla necessità di rivedere il fiscal compact. Non sono mancati ovviamente gli attacchi a Mario Monti e alla coalizione di centro, oltre a quelli nei confronti della magistratura che lui definisce legata da un filo rosso che utilizza la giustizia a fini politici, e di signor Ingroia ne è un esempio. Per il resto della puntata è un Berlusconi ripetitivo con i suoi cavalli di battaglia, primo fra tutti l'abolizione dell'IMU. E proprio attorno a questo si va a sviluppare un teatrino con Bruno Vespa. Il conduttore lo punzecchia e Berlusconi lo rimprovera di averlo interrotto spesso per fare sintesi al posto suo. Ma l'ennesimo riassunto di Vespa, un Berlusconi con un atteggiamento misto fra il seccato e il faceto, fingendo di alzarsi e andarsene, non si risparmia una stoccata. Non mi hanno mai offerto il prime time. Sono qui anche se lei fa 2 milioni di ascolto. Se avessi le reti unificate come capo dello Stato, non sarei qui.